Io sull'unica cosa sono dispiaciuta per la mamma di quel di Denis Pipitone, perché giustamente è brutto anche dare una speranza a una persona che cerca la figlia da tanto tempo. E io se fossi, cioè se sono veramente io, ovviamente vado a braccia aperte da lei. Piera Maggio continua a gridare a gran voce questo desiderio di conoscere la verità, di sapere cosa sia realmente accaduto alla piccola Denise. È impossibile che qualcuno non abbia visto nulla. Noi abbiamo un'intercettazione in cui la Jessica dice a casa gliel'ho portata. Da lì questo qualcuno probabilmente a sua volta l'ha consegnata a qualche altro che l'ha data, ritengo, a un accampamento di zingari. Eccola qua, allora Denisa è in diretta con noi e ci racconterà tutto quello che è successo ieri. Buongiorno alla nostra Carla Lombardi, ciao. Era questa ragazza, sì, di ieri Scalea. Si è diffusa questa notizia di questa ragazza, esatto, che poteva essere Denise, secondo una signora che l'aveva individuata, ci aveva parlato e l'aveva proprio riconosciuta come Denise, quindi ha avvertito i carabinieri sono venuti a prendere Denise, che adesso è qui con me, vi racconterà tutto, perché lei sostiene che invece non è Denise. Esatto. Ciao, grazie di esserti collegata con vieni? Noi. Ciao. Allora, intanto sei stata comunque, e ieri l'abbiamo detto senza conoscerti, però già una persona che comunque nel momento in cui si rende subito disponibile a fornire i propri documenti, a raccontarsi, a raccontare la propria storia, anche che dice subito no, io lo faccio il test del DNA, ma non sono io, ricordo benissimo la mia infanzia ed è molto diversa da quella di quella bambina, appunto di Denise Pipitone. Allora, raccontaci bene come è andata ieri, anzi l'altro giorno tu ti eri recata in un negozio, giusto? Com'è andata, Denise? Sì, praticamente era andata. Sì. Era andata a portare un mio braccialetto al Comproro. Sì. E c'erano delle ragazze là vicino al Comproro che mi avevano notato, però io pensavo comunque per i capelli. E infatti. E hanno chiesto come ti chiami, di dove sei, insomma, io disponibile come sempre ho risposto. E subito dopo, io non capendo niente, non sapendo il motivo, sono arrivate i carabinieri e mi hanno tenuto lì in caserma, dopodiché mi hanno detto appunto la notizia e sono rimasta comunque scioccata, perché non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere, proprio di, quindi non era strano. Cioè all'inizio cosa perché ti hanno detto? So diciamo del mio passato, so della mia famiglia. Denise, cosa ti hanno detto? Dacci il numero, te l'avevano detto, tu assomigli molto a Denise Pipitone, cosa ti avevano detto queste persone? No, non hanno nominato proprio Denise Pipitone, anche perché se fossi stata veramente io, mi nominate una persona del genere molto famosa, giustamente me ne sarei scappata all'istante, quindi non... Okay. Dopodiché ti chiamano i carabinieri. Ma qualsiasi persona avrebbe fatto così. Ti chiamano i carabinieri, ti cercano, ti chiamano i carabinieri, sì, di Scalea. Che cosa ti dicono? Raccontaci bene com'è andata. Sì. No, mi chiedono insomma come che succede, di dove sono, qualche cosa sulla mia vita personale, per capire se effettivamente sono io, perché inizialmente hanno detto no, c'è la confusione tra il tuo nome Denise. E gli ho detto no, vabbè, io sono di nazionalità rumena, il mio nome sarebbe con l'A, non con la E. E quindi questo insomma. Ecco, ma tu ti eri spaventata? La tua famiglia chi era? Sì. Tu ti sei spaventata quando hai visto? No, io ero tranquilla perché no, normalmente. Ovviamente mi sono chiesta che cosa era successo, avevo qualche dubbio, ma comunque ho la coscienza pulita, quindi non vedo il motivo perché mi sarei dovuta spaventare. Brava. Ecco, Carla, allora continuiamo questo racconto, così poi
andiamo avanti anche nel parlare, sì, di quello che sta succedendo su questo fenomeno che purtroppo ormai sta diventando anche un fenomeno mediatico, esatto, e di questo vogliamo parlare e rifletterci anche molto, esatto, sopra. Carla, continua tu, prego. Sì, sì, perché diciamo Denisa è una ragazza di 19 anni che è nata in Romania e ricorda benissimo la sua famiglia, no? Sì, sì. La mamma, che il papà che è morto da piccolissima. Sì, sì, sì. E tu quando sei venuta qui in Italia? Nel 2009, che avevo 6 anni e mezzo. Ma tu la conoscevi questa storia di Denise Pipitone? Sì, da piccola la sentivo al telegiornale. O comunque chi l'ha visto, quarto grado, questi programmi qua. Mi dicevi che ti dispiace molto per la mamma di Denise. È normale, è ovvio, è normale. Mi metto nei panni di una persona, perde la figlia così piccola, è ovvio. Eleonora, Denisa vuole proprio togliere qualsiasi dubbio a questa mamma, perché appunto è molto dispiaciuta per lei, perché dice che ci sono state create un po' delle false speranze anche questa volta. Quindi che cosa volevi proporre te, Denisa? Di fare il test del DNA di mia spontanea volontà il prima possibile, anche così si chiarisce questa storia una volta per tutte. Se è il caso, la signora mi avrà con sé, se sono suo figlio ovviamente. Perché lei dice: se sono veramente la figlia della mamma di Denise, io ci vado a braccio aperto. È normale, non vede la figlia sicuramente, non è che è ovvio. Ecco, perché raccontiamola la storia, Carla. È difficile, Eleonora. Carla, scusami, raccontiamola la storia, sì, di questa ragazza, perché mi sembra anche giusto e doveroso, no? Ecco, lei ha detto a tutti i giornali che ricorda, esatto, un po' della sua infanzia. Che cosa ricorda esattamente? Chi era appunto questa bambina? Da dove arriva? Qual è tutto il suo percorso di vita fino ad arrivare a Scalea, dove vive da qualche tempo, non so da quanto, perché non ti conosco, Denisa. Allora, lei vive a Cosenza e sta qui a Scalea da un po' di tempo. Sì? Però raccontaci, la tua vita è stata una vita anche travagliata e difficile. Sì, abbastanza. Ci racconti, tu nasci in Romania. Sì, nasco in Romania, dopo sei mesi muore mio padre, mia madre va in Italia come molte persone fanno per un po' per lavoro, per qualche sordo a mantenermi. Io sono cresciuta con i nonni paterni, quindi i genitori di mio padre, fino all'età di 7 anni che sono venuti in Italia. Ho avuto un'infanzia molto tranquilla, insomma, in campagna, montagna, andavo all'asilo a piedi, con la neve, con tutto quanto. Poi sono venuta qui, ho iniziato uno sport, ho fatto karate per 10 anni, scuola normalmente, con i compagni, vita sociale, tutto quanto. Poi sono stata con il compagno di mia madre. Poi mi sono trasferita a Cosenza, da lì ho continuato il liceo. Perché lì sei andata con tua mamma in un istituto, quando si è separata la mamma? Sì, sono stata in un istituto insieme a mia madre per circa 2 anni, perché non avevamo una casa stabile dove stare, fino a che non ci siamo sistemate un pochettino, abbiamo trovato una casa e sono andata a vivere da sola mentre mia madre lavorava. Comunque io andavo a scuola e mamma mi aiutava con l'affitto e tutto quanto, e nel frattempo io facevo comunque lavoretti part time, pulizie, babysitter, quello che capitava allora, quello che riuscivo a fare. E poi niente, sono improvvisamente, abbiamo avuto qualche litigio con mia madre, ma cose normali che succedono tra mamma e figlia, non niente di particolare. E anzi, questa storia, devo dire, ci ha ravvicinato molto. Quindi, ah sì, allora è servita. Sì. E poi niente, sono stata un pochettino qua, che era alla stazione, ho trovato questa mia compagna, questa mia amica, e ha detto: vuoi venire un po' da me? E ho detto sì, ovviamente, normal, come una qualsiasi persona che va a stare da qualche sua amica, tranquillamente. Io non avendo impegni, magari, che la mia famiglia è rigida, cose, sono un po' libertina io, quindi. Perché Denisa sono venuta qua? Però sei molto, molto simpatica questa ragazza. Senti Denisa, come mai hai detto: grazie, questa situazione, quello che mi è successo mi ha riavvicinato con mia madre? Perché ti dovrebbe aver riavvicinato con tua madre? Perché ovviamente, perché allora io e mia madre per motivi normali così avevamo litigato, e la mamma magari vede, cioè mettiamoci nei panni anche magari di mia madre, dice tutta una volta: magari c'è il rischio che mia figlia non sia mia figlia. Quindi ovviamente parlando ci siamo confrontate, abbiamo anche risolto vecchie questioni per le quali avevamo litigato, e quindi diciamo che adesso siamo più unite, insomma, siamo in rapporti civili. Senti, ma tutto questo ieri? Sì, 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 ha cercato di attestare tutto quanto. Tutto questo nella giornata di ieri? Sì. Cioè in un giorno
La tua vita sì, praticamente, cioè sei andata a finire su tutti i giornali, tutte le televisioni, hai fatto pace con la tua mamma e ora Denise dice io faccio anche il test del DNA, però insomma non serve dato tutto quello che tu stai raccontando. Sì, che cosa ti è sembrato tutto questo clamore? Che cosa ne pensi tu, così giovane? Mi sembra che comunque hai già la testa sulle spalle, sai già quello che vuoi. Però che cosa ti è sembrato, Denisa, di tutto quello che è successo? Considerando che noi partiamo purtroppo da un caso di cronaca, una sparizione di una bambina piccolissima e sono passati tanti anni, una storia che fra l'altro tu conoscevi. Cosa ti è sembrato tutto quello che ti è successo? Una grande bolla di sapone oppure, non lo so, che impressione hai avuto? Anche di tutta questa attenzione mediatica, no? Su una cosa che si poteva risolvere in 2 secondi, non certo in 2 giorni. Esatto. Allora, praticamente molte persone potrebbero pensare questa ragazza ha fatto tutto ciò per gli ascolti, per essere riconosciuta, però io da un giorno all'altro mi sono trovata in questa situazione che non so nemmeno io, quindi alla fine veramente rimani così, dici come cavolo è possibile. Quindi comunque no, il mio punto di vista personale è la vita è strana, perché comunque magari persone che si impegnano a diventare appunto avere un volto conosciuto, io invece così ci sono cascata senza nemmeno volerlo appunto. Quindi però diciamo che non lo so, mi sembra, non lo so, non so nemmeno io come mi sembra. È un po' frastornata. Sì, 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 io l'unica cosa spero di poter dare chiarezza, di non essere io e di accertarlo. Senti, ma ti è capitato anche che qualcuno, non so, ti abbia offerto soldi per qualche intervista? Cioè, ti è capitato anche di vedere cose non... Mi abbia fatto? Non so, che magari qualcuno ti abbia offerto anche dei soldi per fare delle interviste o cosa? Cioè, hai visto qualcosa di sbagliato in questi 2 giorni, in questo sistema? Dimmi. No, assolutamente no, anzi, devo fare anche i complimenti comunque ai giornalisti, sono persone gentilissime. Senti, c'è un giornalista qui che ti vuole fare una domanda, Alessandro Cecchipone, nostro ospite del nostro programma. Alessandro, prego. Buongiorno Denisa, comunque piacere perché sei molto, molto simpatica. Buongiorno. E aiuti a capire la situazione dal tuo punto di vista. Tu hai detto, io non sono Denise, faccio il DNA per mettere l'anima in pace alla signora Maggio. Ma tua mamma come ha reagito quando è venuta fuori l'ipotesi che tu potresti non essere sua figlia, secondo alcuni? No, mia madre mi ha tartassato di foto su WhatsApp, con i parenti, con tutto quanto, da quando ero piccolina fino ad adesso. Quindi parole non ne ha nemmeno lei, quindi foto. Però ti ha riempito di foto e di documentazione sul fatto che tu sia sua figlia e non figlia della signora Maggio. Sì. Okay. Senti, Denisa, tu prima hai detto che hai litigato con la tua mamma, no? Avevi litigato, adesso vi siete riappacificate, fatalità tutta questa situazione, ripeto, dove siete andati, finite su tutti i giornali, non solo nazionali, ma anche del mondo, perché tu lo sai quello che era successo con quella ragazza russa, no? Della televisione russa. Avevi letto qualcosa, visto qualcosa, sono andati avanti per 2 settimane, quella ragazza fra l'altro, secondo me anche un po' giocandoci insieme a questo show russo, questa trasmissione del primo canale russo, avevano chiesto il test del DNA facendone praticamente uno show televisivo, una cosa veramente pietosa e irrispettosa. Ecco, tu avevi sentito, no, di questa storia e sai che quella ragazza si era rifiutata all'inizio di fare il test di DNA, dice, non è che si era rifiutata, però aveva aspettato, dice lo farò, e aveva aspettato un paio di settimane. Ecco. Tu invece dici no, io il test del DNA lo faccio anche subito, vi racconto tutta la mia storia, già dici non sono io, no Denisa? Lì la foto della no ragazza. Perché io non ho motivo di sfruttare la mia ragazza. Storia alle spalle di altre persone che soffrono da una vita per ritrovare la figlia. Se una persona vuole avere ascolti su se stesso e trova un altro modo, non sfrutta la sofferenza altrui, quindi non farei veramente una figura veramente brutta, allora, non sarei una persona
No. Non, ecco. Sei, adesso pensi di riandare a vivere con la tua mamma, Denisa? Scusa se ti faccio questa domanda, ma un po' rincuorante il fatto che tu ci abbia raccontato che ci vai di nuovo d'accordo. Tutto sommato, in una triste storia, come dire, c'è stato un piccolo epilogo felice rispetto al, al rapporto che tu hai con tua mamma. Andate a vivere insieme di nuovo o no? Dove stai? Che, cosa stai facendo adesso? Perché i giornali poi hanno scritto tantissime cose. Sì, anche brutte magari su questa famiglia dove sto stando, che posso assicurare che non è vero perché sono persone veramente gentilissime e veramente bravissime. No, insomma, io penso normalmente, se voglio andare con lei vado con lei, se voglio vivere da sola vivo da sola, però l'importante è che comunque non c'è bisogno che lei viva con me in casa per dimostrare che comunque andiamo d'accordo e tutto quanto. Io mi faccio la mia indipendenza, lavoro, studio. E quello che succede, succede, almeno ho il suo appoggio come prima. Posso chiederti che lavoro fai, Denisa? Solo se mi vuoi rispondere, perché altrimenti puoi dire sono fatti miei, come diceva Raz De Gan. Quello che capita, perché comunque in periodo Covid è difficile trovare, magari pulizie, se c'è bisogno di aiuto magari con qualche bambino, queste cose qua, insomma. Ecco, per cui babysitter... Però ha promesso che finisce il liceo, vero? Sì. Ok. Diploma. Allora, ferma lì un attimo che fra poco... Artistico. Fermali un attimo che ci sono altri ospiti che vogliono parlare, interagire con te. Fenomeno mediatico, dicevamo, poi vediamo chi ti ha riconosciuta, chi ha segnalato come appunto ti ha segnalato come simile a Denise, e cerchiamo anche di capire che cosa sta succedendo, perché adesso le segnalazioni, io ho visto anche sui social, aumenta. Ce n'è già un'altra di un'altra ragazzina, poi magari se riusciamo la mostreremo in questi giorni. Ma insomma, cosa sta succedendo, Giovanni? Insomma, c'è, dopo la situazione della televisione russa, io capisco le segnalazioni, l'attenzione, va tutto bene. Però che cos'è che si rischia adesso, Giovanni? Denise è ancora in diretta, ti sta ascoltando insieme alla nostra Carla, la vedi? Che stanno camminando. A parte che Denise è una persona fantastica, questa ragazza. C'ha dentro un motto di verità sempre che mi... appare straordinario ed è molto piacevole sentirla parlare. C'è una ragazza che non ha nessun timore a raccontare semplicemente ciò che è e ciò che fa. Sul tema invece di Denise Pipitone, purtroppo sta accadendo quello che noi vediamo. È un pochettino, mi fa soffrire, perché immagino la sofferenza della mamma di Denise, che ogni giorno, ogni momento ha qualcuno che avvista una persona che può essere simile, che può assomigliare. E questo certamente non fa del bene, nel senso che non voglio parlare di sciacallaggio, perché questo non voglio neanche pensarlo in questa fase, però certamente il fatto che ci siano tante persone che continuano anche in maniera suggestiva a dare indicazioni che vedono Denise da qualche parte, certamente non fa del bene alla mamma di Denise. Io mi piacerebbe moltissimo che tutte queste cose rientrassero in un alveo delle investigazioni, cioè... così come abbiamo criticato giustamente i giornalisti fuori dalla casa della signora Corona mentre c'erano queste indagini per vedere se trovavano nel pozzo qualche cosa, ecco, bisognerebbe ritornare a una riservatezza per evitare che un clamore mediatico possa comunque fare del male a questa donna che da 17 anni aspetta la figlia e cerca la figlia. E tu che cosa ne pensi, Enoa? Io sono d'accordo con Giovanni in tutto e per tutto, non ci vedo uno sciacallaggio, ma insomma c'è anche molta imprudenza e poco tatto, no? Non dobbiamo dimenticare che c'è Piera Maggio, che è una donna che per 17 anni, da 17 anni combatte, non ha mai mollato per ritrovare sua figlia, e se oggi le indagini si sono riaperte, se la procura di Marsala ha deciso di riaprire questa indagine, è grazie alla tenacia e alla costanza di Piera Maggio e di nessun altro. Attenzione, ecco, a non rivedere in ogni ragazza, come in questo caso Denisa, la Denise Pipitone. Quindi ci sono tante persone che vedono delle somiglianze, poi invece c'è sicuramente qualcuno che sa e non parla.
Ecco, allora quando vi dico dei social, io stessa ho avuto un'altra segnalazione su un social, dice c'è una ragazza, assomiglia molto a Denise, dice anche lei che è stata sequestrata, questa ragazza ha più o meno l'età di Denise in diretta, mettono le foto di lei ora da grande, cerca i genitori. Ecco, questo è un guaio, nel senso che potrebbe essere che ogni giorno arriva ormai una segnalazione. Vi ricordate, c'è stato anche quell'imprenditore americano che ha offerto $50,000 per chi sapesse qualcosa e parlasse. Questo significa che chiunque può parlare, chiunque ormai può dire. Attenzione, allora vediamo che cosa è successo ieri, chi ha visto Denise, chi ha fatto questa segnalazione, sicuramente in buona fede. Allora, raccontiamo tutto la giornata, tutto quello che è successo ieri. Ieri mattina siamo partiti con questa notizia, Scalea, segnalazione, una ragazza, una giovane ragazza, poi prima diceva 19 anni, poi 21, non si capiva l'età, molto importante invece per la scomparsa di Denise Pipitone, e poi vediamo quello che è accaduto in tutta la giornata di ieri. Partiamo dall'inizio. Quarto, vengono questi rom accompagnata, cioè insieme a Denise, questa ragazza più giovane, con un altro bambino piccolo. Vengono a fare una valutazione di un oggetto e poi dopodiché lei è rimasta un po' fuori, poi grazie alla parrucchiera l'avrebbe un attimino avvicinata perché lei ha detto, ha avuto l'impressione che fosse Denise. Eravamo io e la mia amica sedute fuori e la mia amica mi ha fatto notare dicendomi ma non assomiglia a Denise, grazie, vedi che è uguale. Io guardandola mi sono accorta, per me non dico che è lei, però per me è uguale. Per me era lei. E poi si chiama anche uguale? Sì, infatti è stato uno shock quando ci siamo fatti dare il numero di telefono, è stato proprio uno shock. Voi avete fatto qualche domanda? Certo, io me la sono entrata nel negozio. Io ho fatto un sacco di domande, da dove veniva, come, quando era nata, i suoi genitori. E lei ha avuto proprio la sensazione che fosse lei? Sì, proprio tanto. Quella fossetta, quella piccola cicatrice sulla guancia, gli occhi neri, il lab, cioè per me sì. Ma io ancora oggi che l'ho vista, la vedo sul mio cellulare, penso sempre che è lei. Io penso che in questa storia bisogna andare fino in fondo, adesso non bisogna abbandonare il caso, ma di appunto andare a verificare veramente, non lasciare andare. Ecco, allora parliamo di questa cicatrice sulla guancia, cioè ormai si vedono cicatrici ovunque. Denise? Infatti Denise voleva dire, esatto, la facciamo vedere, che praticamente è dall'altra guancia, è all'altra guancia. Qua si vede? Sì. Qui Denise ce l'ha nella guancia destra e invece il segno che aveva Denise Pipitone era sulla guancia sinistra. Come te lo sei fatto questa ferita? Allora, siccome ho sentito che magari c'è confusione perché pensano, no ragazzi, praticamente io sono, non diciamo caduta dal cavallo, ho avuto un incidente perché ero piccolina, una bambina piccola che si intrufola in mezzo ai cavalli sicuramente non esce tranquilla, quindi qualcosa sarà successo, non si sa perché in quel momento ero sola, quindi mi hanno trovata semplicemente con la faccia spregiata e basta, quindi non è perché non lo so, perché voglio nascondere qualcosa, non lo so perché nemmeno i miei lo sanno. E quanti anni avevi quando hai avuto questa ferita? All'incirca 2 anni. 2 anni, non all'incirca, 2 anni sicuri. Mm. E poi dicevi del naso, che tu non la vedi questa somiglianza, Denise? No, perché io ho il naso uguale a mia madre, perché c'ho la gobbetta, appunto, la fronte diciamo segnata da... quindi non lo so. Poi il naso a lei ho visto che la punta verso l'ingiù, io ce l'ho più verso l'insù. È a patata, sì, però non lo so, io non la vedo la somiglianza. Poi magari sarà suggestione, la gente vede quel che vuole vedere. Però Denise, allora io ti faccio vedere adesso, non so se hai un ritorno di audio lì, se abbiamo qualche ritorno con il nostro zainetto, però sono andati avanti 2 settimane,
anche insomma con un po' di rabbia giustamente da parte dell'avvocato Frazzita, che è l'avvocato di Piera Maggio e della stessa Piera Maggio, con questa ragazza della televisione russa. Vediamo la foto, una ragazza che insomma quando era piccola, mostriamo la foto, grazie, eccola qua. Quando era piccola questa ragazza, poi hanno fatto vedere anche la foto di quando era bambina, però insomma la somiglianza è veramente assurda, no? Cioè non c'era nessun genere di somiglianza, forse c'era più la somiglianza con Piera Maggio su quella fotografia, eccola lì, forse, ma rispetto anche, aspetta che sta arrivando, eccole qua, rispetto, come dire, anche all'angolazione da cui viene presa una foto, probabilmente, no Alessandro? Ma poi però, una bambina, cioè, che scompare... Forse fra la ragazza russa e invece Denisa, che noi abbiamo in diretta, sicuramente ci assomiglia più Denisa. Sì, e poi ricordiamo quello che sanno tutte le mamme, e cioè che al momento della pubertà sia le femmine che i maschi cambiano profondamente la forma del viso e i connotati. Scusate, quindi, c'è un audio in diretta. Sì. Sento un audio in diretta, chi è? Quindi fare una comparazione fra una ragazza di 20 anni di oggi e una bambina piccolissima di 17 anni fa ha molto poco senso, perché, ripeto, tutti sanno che con la pubertà cambiamo profondamente la forma del nostro viso. Sì. No, ma poi peraltro, allora, in questa foto qua, quella a fianco appunto comparata a Piera Maggio, è vero, c'è una certa somiglianza con la madre, ma in altre foto, in realtà, di questa ragazza russa, poi non c'era più questa somiglianza, tantomeno quando era piccina, che abbiamo visto le foto, che proprio non aveva nulla a che vedere con Denise. Mm-hmm. Ahimè, cioè, la ragazza Denise invece è vero che ci assomiglia di più, forse saranno anche i colori. Senti, più Denise, simili. Ti sei un po' offesa rispetto a tutto quello che hanno scritto sui giornali di te? Cioè, io immagino questa ragazza che di colpo, così giovane. No, sui giornali no, io la verità sono un po' offesa per comunque i commenti che ho letto su Facebook. Se si possono dire, cioè che genere, perché adesso non dire esattamente... di fare i detective. Ma che tipo di che tipologia di commenti sono arrivati? Cioè, perché commenti offensivi, minacce, cosa è arrivato? Perché tanto supposizioni che... Tipo Denisa? Nel senso, è lei, le somiglia, è uguale, la famiglia Rom l'ha rapita, cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Dico, fate fare a chi è del mestiere, una volta che si sanno le cose, lì poi fate i commenti e dite la vostra opinione, per questo. Ma perché ti hanno offeso? Perché tutti quanti hanno le manie di protagonismo, purtroppo, sui social. Ah beh, guarda, non è parlare a me. Senti, ma scusami Denisa, quando poi qualcuno, immagino rispetto a quello che mi hai raccontato prima, all'inizio della trasmissione, no? Puoi avere scritto, vuole diventare famosa, mania di protagonismo, vuole andare in televisione. Tu che cosa hai risposto? Intanto ti hanno scritto queste cose anche, ti hanno offeso anche in questa maniera? Sì, ovviamente. No, io anche quando durante i compleanni io avevo, diciamo, l'ansia della telecamera, quindi per me è anche uno sforzo stare davanti, quindi non figuriamoci se io sarei mai voluta, anzi, c'ho già problemi miei personali, quindi è proprio una cosa nella quale io mi sono trovata in mezzo e basta, non è una cosa voluta, progettata, perché sarebbe una mancanza di rispetto assurda, quindi no. Senti Denise, adesso questa questione del DNA, ti hanno comunque chiesto di farlo, perché tu dici lo voglio fare io, perché i carabinieri ti hanno detto che non serve, o comunque ti è stato chiesto di farlo? No, i carabinieri, che io ricordi, non hanno detto niente del DNA, è stata detta direttamente... Però io voglio farla perché voglio uscire, prima cosa di tutto, da questa storia. Seconda cosa di tutto, appunto, per la mamma e tutta la famiglia, per tranquillizzarla e tutto. Ok, tu comunque non hai sentito la mamma di Denise, non hai sentito il loro avvocato, nessuno? O si sono messi in contatto con te? No. Frazzita, no, non no. Si è messo l'avvocato in contatto? Sì e no. Che vuol dire sì e no? Hai sentito l'avvocato? Sì, ma ieri da Barbara... Sì, da Barbara Duccio. In un'altra trasmissione, sì. Era in collegamento e quindi... Sì, lo so. Esatto. Sì. Ecco, sei stata messa in collegamento con lui per fare questo test del DNA, giusto? Per cui lo farai insieme a loro, diciamo, non con le autorità, i carabinieri, so. Ma con la TV. Non lo so ancora. Ok, non lo sai ancora, va bene. Non lo so. Cercheremo di capire quello che succede.